Io sono felice e orgoglioso di avere dato, seppure così, in tempi improvvisati, la possibilità oggi ad alcune delle principali, direi alle principali ONG che fanno salvataggio in mare, di tenere una conferenza stampa all'interno della Camera dei Deputati. Oggi è la giornata nella quale queste organizzazioni saranno audite dalle commissioni della Camera Affari Costituzionali e Trasporti nell'ambito dell'esame del cosiddetto decreto legge sicurezza. Credo però che sia un interesse pubblico e un interesse per i valori della democrazia che quello che queste organizzazioni hanno da dire sia ascoltato il più possibile, abbia più risonanza possibile da un punto di vista dell'opinione pubblica e dell'informazione, perché credo che si viva un momento triste per le nostre istituzioni, perché questo provvedimento, che io ribattezzerei decreto menzogna o decreto omissione di soccorso, è un punto basso per la vita delle istituzioni. Il decreto, nella relazione che lo accompagna, stilata dal governo, dice che ha l'intenzione di far rientrare nell'ambito delle convenzioni internazionali l'attività di salvataggio in mare. In realtà poi quello che fa la norma è una serie di forzature esattamente delle convenzioni internazionali che dicono tutt'altro, del codice della navigazione italiano, e mi viene da dire ha un valore e un contenuto eversivo, perché sostanzialmente pone le condizioni per cui sia più difficile salvare le vite umane in mare. Io non ho da aggiungere altro se non da lasciare la parola ai rappresentanti delle ONG che parleranno, che saranno MSF, Mediterranean Saving Humans, Open Arms, RESC e Sea-Watch. A voi la parola. Mi devo presentare, vabbè, anzitutto grazie per l'invito, sia alla conferenza stampa e a presentare i nostri dubbi e le nostre preoccupazioni più tardi in Camera con la Commissione. Ovviamente come sono Juan Matías Gil, capo missione di Medici Senza Frontiere. Essendo parte di questo gruppo di organizzazione che fa soccorso in mare, ovviamente siamo molto preoccupati per le conseguenze che possano avere. Prima di tutto chiarire, no? Ma per noi è molto chiaro che abbiamo sempre rispettato le convenzioni internazionali marittime in questa attività di ricerca e soccorso che abbiamo fatto, e un'altra volta dire che non siamo qui perché vogliamo esserlo, se no perché dal 2015 e pure prima tante migliaia di persone morivano in mare e siamo stati forzati a coprire il vuoto che lasciavano gli stati firmanti e che avevano ratificato le convenzioni internazionali. Allora pensavamo in quel momento che saremmo stati per un po', dopo 8 anni le persone continuano a morire. Tutte queste 8 anni che siamo in mare non è che sono stati felici, abbiamo avuto grandi difficoltà. E ancora un'altra volta si cerca di ostacolare l'attività che facciamo in mare. Ovviamente questo decreto, come la vediamo noi, è un altro tentativo di limitare la nostra presenza lì, di limitare la capacità di essere testimone di quello che succede in mare. Non so, per dare un esempi molto pratici. Prima di questo decreto legge, noi in media l'anno scorso abbiamo fatto soccorsi di circa 300 persone. Con questo decreto in vigore abbiamo fatto soccorsi con meno di 80 persone in mare. Ogni volta che facciamo un soccorso siamo costretti, siamo spinti ad andare via della zona di soccorso. Ovviamente sempre chiediamo al porto di sbarco un luogo sicuro.
È buono questa misura, ma ovviamente non è l'intenzione. Noi andiamo via dopo il primo soccorso, quando di media prima facevamo 4,5 soccorsi a missione. Il problema non è che noi andiamo via a sbarcare le persone come viene fatto, se no che non ci sta nessun altro a farlo. Non ci sta un meccanismo ufficiale con il chiaro mandato di salvare vite le persone. Allora sosteniamo, queste sono misure discrezionali puntate alle organizzazioni come le nostre che stanno a coprire questo vuoto, ma non saremo noi a pagare il prezzo, sino tutte le persone che rimangono dietro a essere soccorsi, intercettati, perché non lo possiamo chiamare un soccorso, intercettate per la Guardia Costiera libica, riportate in Libia o avere incidente, eventualmente era una morte molto probabile. Sicuramente questo decreto legge incrementa la probabilità di morte in mare, che è precisamente contro quello che noi lottiamo. Buongiorno a tutte e tutti, io sono Rossella Miccio, presidente di Emergency. Emergency è l'ultima, diciamo, delle organizzazioni che si è unita alla flotta civile dallo scorso dicembre. Abbiamo una nave operativa che è la Life Support e abbiamo fatto la prima missione proprio pochissimi giorni prima che il nuovo decreto venisse promulgato. In questa missione abbiamo salvato 142 persone in due soccorsi differenti, uno in zona SAR libica e l'altro in zona SAR maltese. E quando abbiamo avuto notizia, noi così come le autorità competenti italiane, libiche, maltesi, di questa seconda barca in distress, ovviamente abbiamo dato la nostra disponibilità. Gli unici che ci hanno risposto sono stati gli italiani che già ci avevano assegnato un porto non vicinissimo perché era Livorno, quindi a 4 giorni di navigazione. Però le autorità italiane ci hanno risposto di continuare ad andare verso Livorno perché non era necessario il nostro supporto in nessuna operazione sotto la loro responsabilità. Quindi ovviamente parlavamo di zona SAR maltese e questo a ribadire che è vero che la Guardia Costiera italiana, le autorità italiane sono molto più presenti rispetto a qualche mese o anno fa, però solo ed esclusivamente nella zona SAR italiana e neanche questo, diciamo, è sufficiente a salvare vite. Quindi i vuoti di cui parlava prima Juan non vengono colmati da nessuno. A quel punto abbiamo chiesto, bene, allora se noi dobbiamo andare a Livorno, chi è che va a salvare questa barca? Ci date conferma? Ecco, lì non c'è stata più risposta e a quel punto l'unica cosa che si poteva fare era andare a soccorrere le 72 persone che erano a bordo e portarle in un posto sicuro, purtroppo non vicinissimo. Ecco, questo è quello che ovviamente continueremo a fare perché la legge internazionale, la legge del mare prevale su qualsiasi decreto, tanto più su un decreto che dal nostro punto di vista è in parte inutile, in parte illegittimo e quindi andrebbe semplicemente abrogato. E anzi, ben vengano la possibilità di approfondire, di creare commissioni d'inchiesta, di capire veramente cosa succede nel Mediterraneo, perché come diceva Juan, il problema non è ostacolare delle organizzazioni, rendere più complessi, più costosi i salvataggi, il problema è quante persone perderanno la vita, quante persone saranno ricatturate e riportate in Libia, che come tutti sappiamo non è un porto sicuro. Ecco, questo è quello che ribadiremo anche oggi, in commissione. Grazie. Grazie, buongiorno a tutte e tutti. Sono Emiliano Giovine, coordinatore del gruppo legale di Rescue e membro del consiglio direttivo. La nostra associazione nasce da comuni cittadini, da tanti, tanti cittadini che in questi anni hanno semplicemente constatato con vergogna quello che avviene alle porte del nostro paese. E questo decreto legge sancisce una forse delle peggiori storture dal punto di vista sia giuridico che umano. La decretazione d'urgenza di cui stiamo parlando viene presentata come uno strumento per la gestione dei flussi migratori, quando in realtà prevede una scarna ma assolutamente mirata serie di prescrizioni, obblighi, per
per certi versi già noti e pienamente applicati da tutte le organizzazioni che operano nel Mediterraneo, e per altri versi, come giustamente citava Juan, che individuano una serie di ostacoli mirati certamente non a gestire i flussi migratori, perché i numeri sono ormai uno strumento facilissimo con cui confutare la storia del pull factor e della presenza che favorirebbe questi flussi in mare, e li contrasta attraverso gli strumenti che sono assolutamente fuori dalla logica che sta alla base di tutti i nostri interventi, cioè quello di tutelare la vita delle persone e di portarla in salvo nel più breve tempo possibile. Il decreto parla di obbligo di richiesta tempestiva di un porto e di raggiungimento nel minor tempo possibile di questi porti, cose che potrebbero sembrare ovvie e anche giuste se non fossimo di fronte a situazioni in cui un ordine di quel tipo impedisce di salvare altre persone in difficoltà e mette i comandanti delle navi nel rischio concreto di violare un dovere che le convenzioni internazionali sanciscono da tempo e prima ancora il diritto consuetudinario. Quindi questo decreto, nella ratio, nelle previsioni attuali, è assolutamente inaccettabile, e tanto più lo è la sua eventuale conversione. Grazie. Che arrivano gli altri relatori, saluto anche la presenza dell'onorevole Matteo Orfini, che ci fa piacere, e prego. Buon pomeriggio a tutte e a tutti, e grazie per la possibilità oggi di essere ascoltati e auditi. Io sono Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch. E quello che abbiamo già detto e vorremmo ribadire oggi è come questo disegno di legge si inquadri in una scia che di fatto ha negli anni portato a, da una parte, la criminalizzazione dell'obbligo di soccorso ex articolo 98 della Convenzione dell'ONU sul diritto del mare, e dall'altra all'istituzionalizzazione dell'omissione di soccorso, quindi un totale capovolgimento di ciò che dovrebbe essere la prassi nel rispetto del diritto internazionale. L'istituzionalizzazione dell'omissione di soccorso da parte delle autorità serve a facilitare il respingimento coatto delle persone in Libia. Questa prassi costituisce una violazione dei diritti fondamentali delle persone in fuga dalla Libia, un paese dove oggi conosciamo tutti quello che accade, e ho avuto modo di vederlo anche direttamente quest'anno nel 2022 grazie all'esperienza con la missione di Medici Senza Frontiere in Libia. È sulla base di ciò che, con il supporto e la documentazione fornita dalle operazioni di monitoraggio aereo del Mediterraneo centrale effettuate da Sea-Watch, tramite il Centro Europeo per i Diritti Costituzionali e i Diritti Umani, abbiamo depositato un esposto alla Corte Penale Internazionale che inquadra questi respingimenti coatti come crimini contro l'umanità. Come già rilevato peraltro dalla commissione d'inchiesta sulla Libia nel rapporto pubblicato nell'ottobre 2021. Perché questi elementi? Perché è impossibile non guardare a questo disegno di legge come collegato, strettamente collegato, alle politiche di esternalizzazione delle nostre responsabilità sul fenomeno migratorio attraverso il Mediterraneo centrale, che ci riguarda, ci riguarderà ancora a lungo e continua ad essere trattato con un approccio emergenziale e con delle misure che si qualificano come misure emergenziali, decreti d'urgenza appunto, piuttosto che con un necessario approccio strutturale. Grazie. Buongiorno a tutte e tutti.
Buongiorno a tutte e tutti, grazie per la possibilità di essere qua con voi e ascoltarci. Mi chiamo Vanessa Guidi, sono presidente di Mediterranea Saving Humans, ho partecipato a delle missioni a bordo della nostra nave Mare Ionio in qualità di medica e di capo missione. Allora, questo decreto, noi non abbiamo avuto ancora esperienza diretta di soccorso in queste ultime settimane con il nuovo decreto in vigore. Quello su cui vogliamo porre un po' l'attenzione è quanto è fuorviante parlare di decreto che regolamenta il soccorso in mare e far capire invece quali sono un po' le vere conseguenze di questo decreto. È un decreto che non ha lo scopo di rendere più sicuro il soccorso in mare, di gestirlo al meglio. È un decreto che ha lo scopo di allontanarci dal Mediterraneo. E questo perché l'Italia finanzia direttamente la cosiddetta Guardia Costiera Libica da anni, fornisce motovedette, addestra uomini che sappiamo essere parte della mafia libica e sappiamo che la cosiddetta Guardia Costiera Libica respinge, cattura migliaia di persone ogni anno che vengono deportate in campi di detenzione dove subiscono torture, è tutto ben documentato da diverse inchieste. Lo sapevamo anche all'epoca della firma del memorandum Italia-Libia, perché è nella Costituzione libica un articolo che stabilisce che le persone irregolari in Libia devono essere sottoposte ai lavori forzati, quindi sapevamo già tutto, abbiamo deciso di firmare questo accordo e continuiamo a rinnovarlo. Di fatto quello che succede in Libia e nel Mediterraneo centrale è diretta responsabilità dell'Italia. È per questo effettivamente che il tentativo è quello di allontanarci dal Mediterraneo. Noi siamo un'associazione italiana, la nostra nave Mare Ionio attualmente è l'unica battente bandiera italiana e dal nostro paese pretendiamo di più. L'Italia sa di essere responsabile e fra l'altro queste la cattura e la deportazione sono regolamentate, sanzionate dalla Convenzione di Ginevra, quindi l'Italia si sta macchiando di crimini contro di migliaia di persone, probabilmente se ne vergogna, altrimenti non spenderebbe così tanti soldi ed energie per cercare di ostacolare il soccorso. E se tutti questi soldi, queste energie fossero spese piuttosto che per ostacolare l'attività del soccorso civile nel Mediterraneo, nell'invece istituire un soccorso istituzionale che però non lasci indietro nessuno, non lasci nessuno nelle mani della cosiddetta Guardia Costiera Libica, se fossero spesi per evacuare tutte le persone che si trovano in Libia in quelle condizioni di cui noi siamo responsabili e se fossero spesi per esempio anche solo per cercare di organizzare al meglio un sistema di accoglienza in Italia che però sia un'accoglienza degna di questo nome, forse l'Italia sarebbe un paese migliore. Assolutamente credo che sia, non credo che sia necessario, ma a questo punto doveroso, l'istituzione di una commissione d'inchiesta sul Mediterraneo. È tutto già palese, è già tutto noto, non basta, speriamo che invece questo possa cambiare le cose. Io sono Valentina, intanto buongiorno a tutti, sono Valentina Brinis, qui rappresento Open Arms, che è un'organizzazione che insieme ad altre opera dal 2015 nel Mediterraneo centrale e è una, diciamo, delle organizzazioni che ci teneva moltissimo anche a essere audita oggi proprio alla prima commissione della Camera, che è il motivo per cui appunto siamo qui. E aggiungerò solo qualche considerazione rispetto a quanto hanno detto le mie colleghe e i miei colleghi, avremo modo anche oggi pomeriggio di approfondire un po' meglio magari anche la parte più legale, diciamo, di questo decreto che è il numero 1 del 2023. Però a noi sembra che il messaggio importante che questo decreto voglia mandare è che senza questo strumento noi di fatto noi come organizzazione stavamo operando al di fuori di una cornice legale e che invece non è assolutamente così. Noi dal 2015, ma non noi come Open Arms, noi tutti insieme dal 2015 abbiamo tratto in salvo oltre 230.000 persone, ieri le ho contate, in realtà sono 230.000
33.000 persone, che è un numero enorme se ci pensiamo, e in questi anni però dobbiamo ricordarci che siamo andati incontro a oltre 20 provvedimenti e oltre 20 procedimenti sia giudiziari, diciamo, in alcuni casi penali, ma anche in altri casi amministrativi. Ricordiamo tutto il periodo del fermo delle nostre navi, e in questi procedimenti però abbiamo sempre dimostrato che il nostro scopo sostanzialmente era quello di trarre in salvo delle persone e di operare, ricordiamoci ancora nel 2023, di operare in un'area di mare in cui le persone continuano a perdere la vita. È un'area, è una rotta migratoria trafficatissima, dove ogni anno appunto viene percorsa da almeno 80-100.000 persone. Ogni anno purtroppo sono almeno 2.000 le persone che lì che non riescono appunto a compierla del tutto. Eppure per l'ennesima volta il primo provvedimento che un governo decide di fare su questo fronte è quello di andare a impedire in qualche modo la nostra operatività, invece che mettere a punto degli strumenti come poteva essere, non so, nel 2014 Mare Nostrum, che ricordiamo ha tratto in salvo 150.000 persone. E invece appunto di fare questo vengono a colpire noi. Quindi diciamo, quello che noi chiediamo è che effettivamente venga messo a punto uno strumento che vada in qualche modo a occuparsi davvero di questa materia, e comunque ci sembra fondamentale a questo punto andare anche a chiarire quello che succede nel Mediterraneo, che come hanno detto anche le mie colleghe, noi da anni monitoriamo questo spazio, quest'area geografica, da anni produciamo del materiale in cui diamo delle informazioni preziose, e forse questo è il motivo per cui in quest'area di mare non ci vogliono. Questa idea della commissione d'inchiesta era un'idea che era venuta già nella scorsa legislatura, e noi a questo punto ci teniamo con forza, insomma, a lavorare in questa direzione. E dopodiché ci sembra chiaro, anche come Open Arms, ma come è già stato detto, che questo non sia un decreto su cui c'è tanto da dire, ma sia un decreto semplicemente da abrogare. Se ci sono domande, prego. Salve, Lorenzo Attianese dell'ANSA. Un attimo. Allora, volevo chiedere, quando una serie di domande riguardo al decreto, quando probabilmente verrà convertito in legge, come tutti immaginiamo, voi già prevedete un ricorso unitario, un ricorso... insomma, se già si annuncia una battaglia legale da quel punto di vista. La seconda riguarda invece come vi organizzerete, perché o come vi state organizzando. Alcune, non cito i nomi, ma alcune delle organizzazioni dicevano: vabbè, ci organizzeremo in modo da non lasciare sguarnito, diciamo, l'area SAR del Mediterraneo centrale, per poter permettere sempre di salvare delle persone. Quindi se c'è una strategia organizzativa per far fronte alle difficoltà che vi pone questo decreto. La terza è, di fatto questo decreto, soprattutto per le ONG minori, comporta un minore aggravio di spese, no? Perché, insomma, come dite voi, punta a disincentivare l'azione delle ONG nel Mediterraneo e dei salvataggi. Quindi ci sarà una pensate che magari potrebbe esserci una riorganizzazione anche da questo punto di vista, cioè parliamo proprio in soldoni di questioni economiche, quindi come pensate di affrontare, e se pensate che questa cosa effettivamente vi possa mettere in difficoltà. Grazie. Io partirò dalla terza domanda, almeno per quel che riguarda Open Arms, ma penso sia un ragionamento generale. Non abbiamo mai fatto una questione economica, qui stiamo parlando di... le nostre operazioni sono innanzitutto finalizzate al trarre in salvo il più alto numero di persone possibili, proprio perché ricordiamo i numeri che abbiamo appena citato. E dopodiché vogliamo anche mandare un messaggio, cioè, ovvero che tutte le politiche migratorie devono essere orientate alla tutela non solo della vita in mare, ma a tutela anche di un principio fondamentale, che è quello del soccorso in mare. Nel momento in cui andiamo a minare un principio di questo tipo, andiamo a minare, diciamo, un legame fondamentale alla nostra società, per cui chiunque si troverà in difficoltà, non solo in mare ma anche a terra,
di certo non troverà nessuna forma di soccorso se andiamo avanti così. Quindi diciamo la questione economica, almeno per quella che ci riguarda, non l'abbiamo considerata, insomma. E siccome lei faceva riferimento a delle organizzazioni minori, penso che potesse anche parlare di open arms, insomma, per cui non è un ragionamento abbiamo considerato. Diciamo che non vi intacca economicamente. Ma non ho capito, non saprei. Faccio un esempio, forse sono io che ho, cioè, per esempio, la domanda... il carburante. Io parlo delle piccole organizzazioni. Il carburante, voi sarete costretti, facendo più soccorsi, ad avere maggiori spese. Beh, diciamo questa che cosa... il costo del carburante è già aumentato per altre ragioni. Per altri motivi, a maggior ragione. Quindi... No, vabbè, ma magari non c'è. Magari questa cosa non ha efficacia da questo punto di vista. Non lo so, noi non sono considerazioni che abbiamo fatto, ma non è questo quello che ci frena nel caso, perché per noi la cosa più importante è dimostrare che ancora adesso, nel 2023, di fatto non c'è la possibilità di garantire a chi purtroppo ancora si trova a percorrere quella rotta, perché il problema ma sta a monte, diciamo, quando parliamo di quella rotta parliamo veramente dell'ultima parte, non c'è ancora un assetto istituzionale che effettivamente sia in grado di trarre in salvo le persone. L'altro giorno, poi lascio la parola alle colleghe, però l'altro giorno il ministro Piantedosi ha detto che appunto nell'area SAR italiana opera la Guardia Costiera italiana, di cui noi abbiamo il massimo rispetto, effettivamente riconosciamo il grandissimo lavoro che viene svolto, ma vogliamo anche ricordare che purtroppo già in questi primi giorni dell'anno due persone hanno perso la vita proprio nell'area SAR italiana, quindi evidentemente il tema esiste, il fenomeno esiste, quindi senza nulla togliere della qualità elevatissima con cui operano anche i nostri assetti navali, però diciamo il tema esiste e non è che eliminando noi questo tema viene risolto. Allora, rispetto al ricorso unitario contro la legge, insomma, a nome di tutte le ONG mi permetto di non anticipare nulla, se non insomma, ognuna con i mezzi che sono stati utilizzati finora sicuramente farà ricorso agli strumenti messi a disposizione dal diritto per far valere quella che è la gerarchia delle norme che prevede che il diritto internazionale venga rispettato, e gerarchia che ci è già stata ricordata in pronunce precedenti di cui questo disegno di legge dovrebbe tenere conto. Ovviamente, insomma, come Sea-Watch non posso che menzionare la pronuncia della Corte di Cassazione del febbraio 2020, che ha ribadito come in un ordinamento che recepisce direttamente il diritto internazionale sia impensabile sottrarsi al rispetto del dovere di soccorrere chiunque si trova in difficoltà in mare, che nella fattispecie fu definito adempimento di un dovere che valse come scriminante nei confronti del capitano. Rispetto alla seconda domanda su come ci si riorganizza operativamente, è chiaro che questa norma pone delle difficoltà organizzative. Le navi delle ONG fanno tutto quello che è necessario per poter svolgere la propria attività al meglio, nel rispetto nel rispetto di tutte quelle che sono i regolamenti anche proprio tecnici imposti dallo Stato di bandiera e dai regolamenti internazionali. E qui invece ricordo la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che si è pronunciata rispetto alla prassi del governo italiano sui controlli sulle navi dell'ONG, che sono valsi diversi fermi amministrativi. Alcune navi ancora sono sotto fermo amministrativo, nel nostro caso la Sea-Watch 3, e che disse chiaramente che non spetta all'Italia definire le leggi e i regolamenti tecnici a bordo delle navi. Per quello che riguarda Sea-Watch ci siamo già riorganizzati con assetti anche più piccoli e più veloci, che possano quindi essere presenti il più possibile in area SAR anche a fronte di insomma, uno strumento legislativo come quello che potrebbe passare. Potete intervenire anche i relatori dal posto, se volete.
Altre domande? Torchiaro per il Riformista. Io chiederei a chi rappresenta le ONG e poi anche all'onorevole Maggi di aiutarci a svolgere una considerazione politica. Intanto Meloni sta dando seguito a qualche sua promessa, che era qualche sua minaccia, no? Vediamo un blocco navale inteso nel senso del blocco delle navi a monte. Era quello che temevate, era quello che vi aspettavate, va oltre, ci ricorda il decreto Salvini del governo Conte 1. E poi Riccardo, per capire in prospettiva, la vediamo la possibilità di fare una commissione d'inchiesta trasversale che unisca perlomeno tutte le opposizioni? Grazie. Ma diciamo che non è che venissimo proprio da un periodo di amore folle verso questa materia, e a parte questa materia di cui probabilmente si parla pochissimo, in realtà si parla moltissimo di come lavoriamo noi e di noi, però poi di questa materia di fatto se ne parla poco e sono pochissimi gli strumenti che vengono davvero messi, che vengono resi operativi, insomma. Quindi noi non è che ci aspettassimo una cosa molto diversa rispetto al fermo delle navi. Quindi noi abbiamo già avuto un periodo importante rispetto, che ha colpito il nostro essere operativi e essere presenti in mare, come ricordava appunto Giorgia. Ci sono alcune navi che sono ancora bloccate e non da provvedimenti di questo attuale governo. Nel 2000, se non sbaglio, 2019-2020 abbiamo fatto il conto che tutte le nostre navi hanno avuto dei provvedimenti che le hanno bloccate per periodi molto lunghi, e in totale diciamo siamo state ferme, mi sembrava, poco più di 1000 giorni, quindi 1000 giorni sono praticamente 3 anni di operatività, per cui non è che sono anni ormai dal 2017 che non si fa altro che criticare il nostro operato, che non si fa altro che criticare la nostra presenza, e di fatto ancora oggi, ripeto, siamo a 2000 persone all'anno che perdono la vita in questa rotta, migliaia di persone che la attraversano, si blocca... Cioè la storia della migrazione va avanti, quindi si blocca un punto di partenza, se ne apre un altro, cioè non c'è nulla che non si sappia. Noi chiediamo la commissione d'inchiesta perché veramente si faccia luce anche su quello che è il nostro modo di operare e ci si renda conto che probabilmente mancano davvero degli strumenti istituzionali in grado di tutelare la vita di chi si trova davvero in difficoltà, non che vada a punire per l'ennesima volta la nostra presenza. Sì, tra l'altro, cioè, giusto per aggiungere, Valentina giustamente ricordava che questo è stato il decreto numero 1 di quest'anno, quindi quest'urgenza e questa necessità di decretare per ostacolare, rendere sicuramente più costoso, più faticoso, più lento, perché se ti mandano, perché poi ci sono delle norme che ovviamente non si potevano scrivere, che però nella prassi le stiamo verificando tutti i giorni, con l'assegnazione di porti molto, molto lontani, dà davvero il senso dell'inadeguatezza di come si stia affrontando questa questione, perché lo dicono i numeri stessi del Viminale: le persone salvate dalle ONG rappresentano meno del 20%, il 15% forse, di quelle che sono arrivate sulle nostre coste. Quindi l'urgenza di decretare per porre ulteriori limiti alle organizzazioni non governative veramente non ha nessunissima, non trova riscontro nella realtà, senza considerare invece che le organizzazioni andrebbero considerate come delle risorse per le istituzioni, per il governo italiano. Quindi viceversa, si potrebbe mettere a valore il nostro lavoro e invece lo si ostacola, come si sta facendo in vari modi dal 2017, come giustamente ricordava Valentina. Sulla commissione parlamentare d'inchiesta, io ho ripresentato in questa legislatura una proposta di legge che già avevo presentato e su cui avevamo lavorato con altri colleghi, uno è qui, è Matteo Orfini. È una commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli accordi Italia-Libia, perché è evidente che anche alla luce di quello che abbiamo ascoltato sin qui,
un decreto come quello che è ora in conversione si basa su una menzogna, cioè si basa sulla menzogna che le ONG che fanno salvataggio in mare facciano un'attività contraria alla legge, e cioè facciano in realtà non un salvataggio, ma camuffino da salvataggio il favoreggiamento della immigrazione irregolare. Questa menzogna è stata ripresa dal ministro Piantedosi con una forza e con una capacità, direi io anche istrionica, di recuperare delle parole d'ordine e degli argomenti, quello del pull factor, l'abbiamo risentito, rilanciato, che ormai credevamo, come dire, superati, perché in qualche modo etichettati come delle fake news, come delle falsità, e invece sono stati rilanciati alla grande. Però è su questa menzogna che si basa l'impianto di queste norme, che poi sono norme, e lo dico senza impegnare evidentemente le ONG, ma faccio una previsione da legislatore e anche un po', come dire, da cultore della materia, che qualora un capitano si dovesse trovare in una condizione di scelta grave tra violare una norma incorrendo in una sanzione amministrativa o penale come quelle previste dal decreto, per non, e non salvare delle vite umane, a causa ad esempio di una necessità di un salvataggio multiplo ravvicinato, cose che accadono nella realtà, e dovesse decidere, rispondendo non solo alla propria coscienza ma alla gerarchia delle fonti del diritto, di salvare quelle persone, e quindi poi si dovesse arrivare a una sanzione amministrativa o penale, a un ricorso che impugna quelle sanzioni, eccetera, fino ad arrivare a una questione di legittimità costituzionale, io sono convinto da legislatore che verrebbe sanzionato non il capitano ma il decreto. Quindi siamo di fronte a una sorta di tentativo da parte di questo governo di forzare quello che non è forzabile, perché le convenzioni internazionali sono chiare. Certo, è vero che le convenzioni presupporrebbero una collaborazione leale fra gli stati, e quello è il punto che manca sempre in questa faccenda, ma manca con tutti gli stati, manca a livello di un'Unione Europea, ora non entriamo in quel territorio lì. Però la commissione d'inchiesta serve esattamente per colpire al cuore questa menzogna su cui si basano provvedimenti come questo qui. Nella scorsa legislatura eravamo in pochi, anche quando si trattava di poi votare sul finanziamento, sul rifinanziamento, e purtroppo eravamo in pochi anche con diverse maggioranze di governo che si sono succedute nella scorsa legislatura. Credo che sì, l'obiettivo che ci suggeriva Aldo Torchiaro, cioè quello di fare che almeno in modo che diventi un patrimonio comune e un obiettivo comune di tutte le opposizioni in questa legislatura, quella di far calendarizzare una proposta di legge per l'istituzione della commissione d'inchiesta sull'attuazione degli accordi Italia-Libia, sia un obiettivo importante che deve diventare centrale. Merli, il manifesto. Diciamo, secondo me c'è una sorta di illusione ottica, perché mi pare, ma magari mi smentirete, il decreto finora non ha cambiato nulla in mare. Nel senso, la parte sulle richieste d'asilo a bordo non è stata applicata, la parte sull'informativa completa con i soccorsi non è stata applicata, il divieto di soccorsi multipli è la migliore leva per fare, diciamo, saltare proprio per le considerazioni dell'onorevole Maggi il provvedimento. Quindi, diciamo, mi pare che quello che sia cambiato sia una prassi diversa di gestione dell'assegnazione dei porti, che è precedente al decreto, lo confermano i casi di emergency e CI. Allora, siccome il punto, diciamo, il problema per le ONG è quello, i porti lontani, che non sono ovviamente scritti nel decreto, perché sennò sarebbe ancora più evidentemente illegittimo, vorrei capire se rispetto a questa prassi, cioè l'assegnazione di porti lontanissimi, si stanno pensando delle azioni di contrasto. Grazie per la domanda, penso che sia molto buona per chiarire quello che sta succedendo, perché stiamo parlando di due cose diverse. Uno è il decreto e quello che è scritto nel decreto, e altra è la prassi, come dicevi
tu di mandarci a porto lontano, non lasciare trasbordare persone fra di noi quando abbiamo barche che possono avere una capacità di 6, 7, 100 persone e andiamo a porto solo con 100 persone. E la mancanza di informazione fornita per quello che riguarda altre allerte che sono aperte. Allora, tutta questa prassi complementa il decreto che ovviamente non scrive cose che sarebbero chiare contraddizioni alle leggi internazionali, questo che stiamo parlando, no? Perché una persona non deve essere giurista per leggere la definizione del luogo sicuro e quello che si sta facendo per contestarlo, sarebbe molto facile per noi contestarlo in un canale giudiziario. Quindi quello che diciamo con il segreto e queste norme che stabilisce è una chiara conferma che questo decreto viene contestualizzato in un chiaro attacco al lavoro delle navi della società civile che sanno coprire questo vuoto. L'ultimo chiarimento, c'è un grande impatto questo decreto, perché fino adesso quando noi facevamo soccorsi nella zona di responsabilità libica, mai ci accadeva che l'autorità italiana ci desse un porto così veloce. Allora, questo è successo anzi prima del decreto, e sono riuscito a fare altri soccorsi dopo il primo e dopo l'assegnazione del porto. Questo non è successo dopo che il decreto è entrato in vigore, è stata un'insistenza, pure avendo altri casi di allerte aperte, sono stati inviati messaggi: dovete andare al porto assegnato, dovete andare al porto assegnato, senza fornirci le informazioni degli altri casi che erano in corso in mare. Allora, è deliberato, dobbiamo andare al porto velocemente, al più presto, senza considerare qual è la sorte, qual è il destino di quelle persone che stavano in difficoltà al mare. Noi l'anno scorso abbiamo soccorso 3.850 circa persone. Se ci avessero chiamato per andare a porto dopo il primo soccorso, avremmo soccorso poco più di 1.000 persone. Che sarebbe stato con altre 3.000 che abbiamo soccorso in soccorsi successivi? Allora, ovviamente questo è un conto che viene fatto e avrà un impatto molto forte sulle vite o le morte delle persone. Ci sono altre domande? Non so se volete aggiungere qualcosa, altrimenti possiamo salutarci. Solo ecco un ultimo aspetto che riguarda l'iter legislativo. Oggi ci saranno queste audizioni, l'esame è stato avviato già nella scorsa settimana e una cosa che è emersa anche dagli interventi che abbiamo ascoltato è che questo non è un decreto emendabile. Cioè, ci si può sforzare quanto si vuole cercando di ma non c'è un modo, perché è l'impianto stesso che è diciamo contrario alla lettera e allo spirito della nostra Costituzione, delle leggi italiane, del codice della navigazione e ovviamente, come è stato più volte ribadito, del diritto internazionale. Questo porrà chi vuole fare opposizione in delle condizioni particolari, ovviamente, perché si tratterà sostanzialmente di presentare degli emendamenti soppressivi di parte o di tutto il provvedimento e poi di impegnare il più possibile la discussione riportandola invece agli argomenti che anche nella conferenza di oggi abbiamo provato a mettere al centro, sia in commissione sia poi in aula. Grazie davvero.